Est-ce vrai que je ne pourrai plus courir? Que je ne marcherai plus? Que je ne pourrai plus faire de sport? Mes copains, le tennis, la montagne, la mer? Maman, est-ce juste de mourir à 17 ans? Io non concepivo il matrimonio senza figli, no? E allora quando andavo con i miei amici, che tanti avevano già, si erano sposati, avevano già qualche bambino, ci soffrivo molto, no? Però pregavo, cercavo di pregare anche sul camion, io facevo camionista, no? Rogero l'aveva chiesto per l'ennesima volta ad un santuario della nostra diocesi e così è stato. Chiara cresceva bella e sana, ci dava tanta gioia, ma avvertivamo nell'anima che Chiara non era solo figlia nostra, ma prima di tutto era figlia di Dio e come tale dovevamo crescerla nella sua libertà. Sassello, c'est mon village, un coin dans le nord de l'Italie, à deux pas de la mer et de la montagne. Pour moi qui aime les plongeons, la neige et les bois, c'est le plus bel endroit du monde. C'est ma petite Suisse. C'est ici que je grandis, comme beaucoup d'enfants, mettant à profit les enseignements de mes parents. Ma io ero piuttosto severo, forse sbagliavo nel senso che volevo che quando le dicevo qualcosa obbedisse subito, no? Lei giocava nella sua cameretta, allora io ho aperto la porta e ho detto certo che giocattoli ne hai proprio tanti, Chiara, eh? Potresti regalarne un po' ai bambini poveri, a quelli che non ne hanno? E lei ha risposto, no, sono i miei. Dopo un po' di tempo mi chiama e dice se le portava una borsetta di plastica e vedevo che le aveva divisi questi giocattoli e nella borsa metteva i nuovi. Tanto che io le ho detto, ma Chiara, ma quelli sono nuovi. E lei ha risposto, ma i bambini poveri non si possono dare i giocattoli già rotti. C'est grâce à elle, grâce à maman, que je commence à prêter attention à une voix. C'est celle de Jésus. Si on l'écoute, on fait tout ce qu'il nous demande. De beaux jours, j'en ai eu tant. Or, si vous me demandez quelle a été la journée la plus marquante de mon enfance, eh bien je vous réponds sans hésiter. Je m'en souviens comme si c'était hier. C'est un jour qui a réellement changé ma vie et celle de mes parents. J'ai 9 ans. Nous allons à Rome. C'est le Family Fest, une grande fête de la famille. Je suis enthousiaste. Mon père, à vrai dire, un peu moins. Il n'a pas très envie d'y aller. Ecco, io non volevo andare a Roma, anche perché con l'autotreno ci andavo già tutte le settimane. Siamo arrivati a Palaero e siamo entrati e ricordo questo fatto, no? Che dopo un po' Chiara e mi dice, papà, io ho fame, ecco, però noi lì vicino non avevamo niente, no? Ma è stato un attimo perché poi una signora ha fatto passare un panino e dall'altra parte una signora aveva mandato un'aranciata, no? E io sono stato colpito da queste persone, questo amore così concreto in quel modo, no? Nous sommes des milliers, les gradins sont bondés. Avec mes jumelles, je parviens à encadrer l'image d'une femme qui s'appelle comme moi, Chiara, Chiara Lubich, la fondatrice du mouvement des Focolari. C'est avec elle que je redécouvre petit à petit l'évangile sous un nouveau jour. Je ne suis pas la seule, d'autres jeunes comme moi ont ce même désir. On nous appelle les Jen. Io ho conosciuto Chiaretta su un treno, attraverso una telefonata ci eravamo messi d'accordo per andare a Genova. Io allora ero una Jen, generazione nuova, che fa parte appunto del movimento. Mi ricordo la prima volta che l'ho vista, era molto curata, semplice, con questo cerchietto, i capelli sciolti, che mi fa un grande sorriso, ma è stata un'amicizia immediata. Io conosco Chiara Badano negli anni Ottanta, semplicemente perché è la migliore amica di mia sorella e come tale il primo approccio è come trattarla quasi come una mocciosa da tenere
alla larga. Gli anni Ottanta sono una decade molto particolare, sono gli anni dei paninari, degli abiti griffati che tutti i ragazzotti dell'epoca devono avere quasi come capi d'ordinanza, e sicuramente Chiaretta era l'esatto opposto. Moi, ce que j'aimerais, c'est être une chrétienne authentique qui va jusqu'au bout. Je ne veux pas et je ne peux pas rester analphabète face à un message aussi extraordinaire. Il faut que je vive l'Évangile avec la même facilité avec laquelle j'apprends l'alphabet. I ricordi più belli di Chiara io ce li ho qua in questo bar. Noi ci trovavamo alla sera, soprattutto le giornate dove non si faceva scuola. Chiara era un tipo allegro, io me la ricordo la sua risata, io ho nelle orecchie sempre la risata di Chiara. Una ragazza piena di vita, una bella ragazza, altruista. Sassello? C'est en quelque sorte mon nid, mais le moment de le quitter et de prendre mon envol est arrivé. Nous déménageons en ville, à Savonne, pour mes études. C'est un grand changement. Je regrette beaucoup mon village, et à l'école j'ai des difficultés. Mais malgré cette nostalgie, je peux continuer à vivre l'Évangile. Je fais des efforts, heureusement que les jeunes sont là pour me remonter le moral. Je partage tout avec eux, et le fait d'avancer ensemble me donne du courage. Una difficoltà che trova Chiara quasi immediata è con la scuola, nel senso che lei era molto decisa a iniziare il liceo classico, iniziava la quarta ginnasio ed era molto entusiasta anche della scelta. Probabilmente l'insegnante già subito dopo 2 mesi aveva convocato i genitori dicendo che forse non era stata la scelta azzeccata questo indirizzo di studio e quindi aveva cercato di far cambiare scuola a Chiaretta. Mentre invece Chiaretta era molto convinta, quindi è andata avanti per la sua strada e questa cosa probabilmente ha creato molte difficoltà nei confronti di questa insegnante, quindi lei ha avuto poi comunque sempre più difficoltà con la scuola, anche con altre materie e quindi poi alla fine i risultati non sono arrivati ed è stata bocciata. Redoublé. C'était très douloureux. Il m'a fallu du temps pour m'en remettre. Et aujourd'hui encore, quand j'y pense, j'ai envie de pleurer. Mais c'est justement cet échec qui me permet de comprendre quelque chose de fondamental que j'avais entendu dire par Chiara Lubich des années auparavant. On ne peut avoir de joie si on n'affronte pas la douleur, comme Jésus l'a fait sur la croix, se sentant abandonné par le Père. Maintenant, je veux choisir Jésus comme mon premier époux et me préparer avec joie à sa venue. Dopo la bocciatura, è così. Subito noi pensavamo di non farle fare la vacanza, però poi il papà della Chica, Michele, ha detto ma non dovete castigarla anche voi perché ha già avuto questo castigo. Con Chiaretta ci eravamo messi d'accordo prima ancora della fine della scuola di fare una vacanza insieme in Spagna e abbiamo passato giorni bellissimi. Chiaretta adorava il mare, io anche, quindi ci facevamo un sacco di nuotate, io gli insegnavo a fare i tuffi, foto e poi andavamo a fare la spesa cercando di barcamenarci con la lingua, no? E poi però anche lì alle 19 sempre, ancora con i capelli bagnati di corsa, proprio fino all'ultimo stavamo alla spiaggia, però si andava anche lì a messa, no? Perché sentivamo che anche quello era un appuntamento che non potevamo saltare, perché comunque sentivamo che Gesù ci seguiva ed era una parte fondamentale della nostra vita. Chicca e Chiara si sentivano più che sorelle, quasi gemellate in senso assoluto, al di là del fatto che si scambiavano i vestiti perché più o meno avevano la stessa taglia, c'era qualcosa di più profondo. Probabilmente però erano unificate da un vedere la vita e da una scala di valori che era assolutamente identica per entrambe. Ci raccontavamo i nostri sogni, come mi ricordo che Chiaretta diceva che avrebbe voluto fare la pediatra, magari andare in Africa a curare i bambini di là, ma anche per esempio le piaceva fare l'hostess, magari a viaggiare, fare grandi viaggi, no?
Inizia il nuovo anno e lei volta pagina. Raramente ritorna a raccontarci di aver subito un'ingiustizia. E lei l'aveva accettata, basta. Era una ragazza vivacissima, molto amata, con molti pretendenti, che sapeva veramente ascoltarti in silenzio, senza nessuna interruzione, perché in quel momento, mentre tu le raccontavi qualcosa, contavi solo tu. Chiara ormai, ecco, frequentava il liceo e è lì che ad un certo punto lei ha cominciato ad accusare questo dolore alla spalla. Sono le 7:30 del mattino, ma niente, nessuno ci fa pensare a una diagnosi tanto sconvolgente. E quando esce il medico, dice: siete i genitori? Sì, vostra figlia ha un tumore. Peggiori che ci sono, un osteosarcoma. Ecco, io lì mi sento, come dire, come sembra un ronzio, non so spiegarlo, ecco, non so spiegare a parole questa angoscia che provo dentro di me, ecco, non so esprimerla a parole. Però con Ruggero ci siamo abbracciati stretti e abbiamo detto: solo lui può aiutarci a dire il nostro sì. Me voilà à Turin, une nouvelle ville, encore plus grande et plus distante de Sassello. Je suis là pour des contrôles médicaux. Nous sommes plutôt inquiets. La douleur est devenue persistante. Je dois être hospitalisée. Je sens que c'est un moment important de ma vie. Je passe donc voir ceux qui, jusqu'à ce jour, ne m'ont jamais laissée seule. Ils m'accompagnent au sanctuaire de la Consolata. J'ai besoin de me confesser et de recevoir Jésus pour me préparer aux jours à venir. Appena arrivata a Torino, Chiara è stata ricoverata qui, alle Molinette, in questo ospedale. Mi ricordo quando l'ho accompagnata per il primo ricovero. Mi è capitato spesso di accompagnare la mamma, Teresa, per le visite quotidiane. C'era un clima particolare tra di loro. Sicuramente erano inconsapevoli dell'avventura a cui andavano incontro, però era molto importante per Teresa creare sempre un clima di sostegno e di amore profondo per questa figlia, che lo sentisse anche attraverso gesti concreti. All'inizio dell'89, qui alle Molinette, io ero presente tutti i giorni perché ero studente di medicina. Mentre stavo andando a iscrivermi a un esame, vedo uscire dalla cappella Maria Teresa e Ruggero. Li ho fermati, ho detto: scusate, siete i genitori di Chiara? E lì questo primo ricordo molto forte, no? di come subito mi hanno ringraziato per il fatto che gli portavo questa, così, un saluto, una presenza, no? E Chiara era come una calamita, ci attirava il suo modo semplice di parlare, il suo modo semplice di apprezzare ogni gesto che era fatto nei suoi confronti. È stato qui alle Molinette che il 28 febbraio dell'89 Chiara è stata sottoposta all'intervento chirurgico per tentare di asportare tutta la malattia. E noi siamo arrivati un po' prima che la portassero giù, e quindi l'avevano già preparato con il suo, ed era già sulla barella. Dice: mamma, se dovessi non svegliarmi più, allora tu, quando farete la messa, dirai ai gen di cantare forte.
Mi ricordo che quella mattina eravamo tutti radunati qui nella chiesa a pregare per lei. E aspettavamo con ansia i risultati di questa operazione, che è stata molto, molto lunga. Quando è uscito il chirurgo, eravamo radunati intorno a Maria Teresa e Ruggero, e quel momento è stato molto, molto doloroso. Mi ricordo che Maria Teresa addirittura svenne dal dolore. Il mattino dopo, e sento che dice, in un momento che si sveglia, dice: perché Gesù? Allora mi sono alzata subito per avvicinarmi al letto, ho detto: Chiara, ha bisogno. E lei, ho sentito che risponde: se lo vuoi tu, Gesù, lo voglio anch'io. Si je le pouvais, je retournerais aussitôt dans mon village, à Sassello. Mais ce n'est pas encore le moment. À Turin, on nous réserve un accueil spécial. Une famille met à notre disposition sa maison sur la colline, ici, à Revigliasco, où tout le monde se donne beaucoup de mal pour qu'on ait tout ce qu'il faut. Avevano bisogno di una casa, una piccola casa, ma che fosse comoda per Chiara. Quindi noi abbiamo detto sì, non è una grande cosa, ma quello che c'è è per voi. E così abbiamo incontrato Chiara e i genitori. Avevano una disponibilità verso quello che stava loro accadendo, che era improbabile in quasi tutte le persone. Non che non fossero addolorati, però accettavano. Chiara arrivò da noi un giorno trasferita dai colleghi delle Molinette, dove era stata sottoposta a biopsia. Si trattava di un osteosarcoma di quarto grado, che è un tumore raro, particolarmente tipico però dell'età giovanile, particolarmente grave già comunque, ma nel suo caso ancor di più per la sede di malattia più rara, che è quella dell'asse spinale. A questo si associavano metastasi multiple e questo rendeva la prognosi estremamente sfavorevole ed estremamente grave. La ragazza ha accettato la diagnosi, sapendo che con chemioradioterapia avremmo rallentato e prolungato, ma difficilmente avremmo potuto guarire la malattia. Maintenant tout est clair. Je ne guérirai plus. Je l'ai bien compris. J'ai une tumeur. Ce sont les médecins qui me l'ont dit. Pourquoi Jésus? Pourquoi moi? Vedevo che camminava molto, molto, molto lentamente. Quando è arrivata poi alla porta, le chiedo: Chiara, com'è andata? A lei, senza guardarmi, era cupa in volto. E lei risponde: ora non parlare, per due volte. Ora non parlare. E si butta così come era lunga sul suo letto. E io volevo dirle tante cose. Poi vedrai, magari sei giovane. Ma dovevo rispettare quello che lei mi aveva chiesto. E vedevo dall'espressione del suo volto tutta la lotta che Chiara faceva dentro di sé, perché sapeva che doveva dire il suo sì a Gesù, non solo nella gioia, ma soprattutto nel dolore. Ma non ce la faceva, perché per la sua forza dei suoi 17 anni, lei voleva vivere. Dopo 25 minuti, lei si volta verso di me col suo sorriso di sempre, raggiante, uno sguardo proprio pieno di luce, un bel sorriso, e dice: mamma, ora puoi parlare. Io credo che il dramma più grande nella vita di Chiaretta siano stati quei 25 fatidici minuti nei
quali ha preso definitivamente atto del suo dramma e ha cercato ed è riuscita a dire il suo sì. Chiaretta era anche una persona straordinariamente forte e determinata, e quindi una volta che ha detto quel suo sì, non è più tornata indietro una volta. Je me sens si petite et le parcours à suivre est si ardu. Souvent je suis accablée par la douleur et je ne cesse de me répéter: si tu le veux, toi Jésus, moi aussi je le veux. Tout ce qui m'intéresse, c'est de seconder Dieu. Facevamo delle lunghissime chiacchierate, ovviamente sulla malattia, sul decorso del trattamento, sui risultati che fino a quel momento si erano visti, purtroppo molto molto scarsi, ma si chiacchierava anche di tante altre cose. Mi chiedeva costantemente di mio figlio, di mia moglie. Era sorprendente la serenità interiore con cui lei, pur molto sofferente, affrontava la malattia. E ormai aveva fatto almeno un ciclo di chemioterapia e aveva perso i capelli. E mi ricordo che me la vedo arrivare con la sua parrucca e mi dice: sai, mi metto la parrucca perché penso che tanti si impressionano, no? E mi dice: sai, quando cadevano i capelli è stata dura. Però sentivo che ogni ciocca che cadevo dicevo: per te Gesù, no, quando me li hanno tagliati. Ero a casa, stavo studiando, a un certo punto ricevo la telefonata che mi dice: Chiara, per una lesione alla colonna vertebrale, ha perso l'uso delle gambe. E allora sono saltato sul primo pullman con i libri sotto braccio, ho raggiunto l'ospedale, lì mi è venuta incontro la mamma. E io lì mi sono sentito gelare il sangue, ho detto: adesso cosa sarà? Depuis que mes jambes font ce qu'elles veulent, ma vie a beaucoup changé. Je ne marcherai donc plus. Maman m'a dit: Jésus t'a pris tes jambes, mais il t'a donné des ailes. Non parlava mai di Gesù, di Dio. Viveva il Vangelo concretamente, ti accoglieva con un sorriso nella sua stanza e ho saputo solo dopo quanto le costasse star seduta, nonostante i dolori atroci che aveva alle gambe. E anche psicologicamente l'incontrare noi compagni di scuola significava per lei ritornare a contatto con tutto quello che sapeva di dover lasciare, perché lo sapeva che avrebbe perso, no, questa parte. Savoir que je vais les perdre me fait mal. Cela me chagrine d'être sortie de la vie de mes copains. J'aurais tant voulu arrêter ce train en marche qui m'éloignait de plus en plus d'eux. Un autre monde m'attendait et il ne me restait plus que de m'y abandonner. Je sens que je fais partie d'un magnifique dessin qu'on me dévoile peu à peu. Mi stupiva il fatto che lei fosse serena, no? Pensavamo che facesse un sorriso per noi, no? Invece io poi ho cominciato a guardarla dal buco della serratura proprio per capire se era sempre così, anche quando nessuno la vedeva. E mi sono reso conto che Chiara era sempre così. Ecco, di lì ho cominciato a capire che Gesù faceva scendere una grazia su di Chiara. In quei giorni mi trovo a Bardonecchia a fare una vacanza con dei giovani. Con molti di questi da mesi stiamo condividendo questa esperienza con Chiara. È come se Chiara, con questa sua improvvisa malattia, in questo suo cammino verso Dio, questa scalata verso Dio, è come se lei fosse la nostra capocordata e ci aveva legati tutti insieme e ci trascinava dietro di lei verso la vetta, verso la cima, verso Dio. Le temps passe et je deviens majeure. 18 ans. Cela peut paraître absurde étant donné ma condition actuelle, mais je sens que j'ai tout et que j'ai encore beaucoup à donner. Comme cet argent qu'on m'offre et que j'envoie aussitôt en Afrique. Là-bas, il sera bien plus utile. Era San Valentino e dice: mamma, tu devi andare dalla parrucchiera. No, io ho detto: io non vado dalla parrucchiera.
e tu non vuoi andare dalla parrucchiera, diceva lei, perché la gente del paese dice, oh, ma guarda questo qua, se nel paese piccolo a volte si parla, diceva, c'è la sua figlia che muore e lei va ancora, ha voglia di andare dal parrucchiere, ma tu vai, perché ha detto questa sera dovrai festeggiare con papà. Quando io sono sulla scala per uscire mi dice, dimenticatevi di me, guardatevi negli occhi e ditevi, ti voglio bene. Io non avevo mai pianto. Ruggero si è accorto e si gira e dice, ma adesso piangi? Adesso piango, le ho detto, perché Chiara ci sta abituando a camminare da soli. Mi ricordo che Chiara mi ha detto, papà, quando abbiamo questa presenza di Gesù in mezzo così forte tra di noi, noi siamo la famiglia più felice del mondo. Mi sono ricoverata, come spesso devo fare, per qualche giorno. Non si trattava solo di una semplice visita, ma di qualcosa di più, perché stavamo entrando in sala operatoria. E la paura era anche tanta. Ho capito che si trattava di un piccolo intervento, con anestesia locale, niente di speciale, ma ero anche un po' impaurita, perché non avevo capito bene cosa si trattava. Ma è stata un'esperienza bellissima. Perché quando i dottori hanno iniziato a fare questo piccolissimo intervento, fastidioso, ecco un po', è arrivata una persona, una signora, con un sorriso luminosissimo, bellissima, che si è avvicinata a me, mi ha preso la mano e mi ha fatto coraggio. A un certo punto, come è arrivata, è sparita. Io non l'ho più vista, ma sono stata invasa da una gioia grandissima. E mi è scomparsa la paura. Mi sembrava un angelo. Un angelo che la Madonna mi aveva messo vicino. Un momento di Dio profondissimo. Chiara rifiutò a un certo punto l'uso della morfina perché voleva comunque mantenere la sua completa lucidità. Mi ha un po' stupito perché di solito, soprattutto le ragazzine di 16-18 anni, una delle prime cose che chiedevano è di non soffrire e di starsene a casa loro. Nel giugno 90 il tumore progrediva molto rapidamente. E quindi, dopo un'ampia discussione di tutta l'equipe, si decise di proporre innanzitutto ai genitori e poi a Chiara la sospensione dei trattamenti. J'ai arrêté le cycle de chimiothérapie. Aucun résultat, aucune amélioration. La médecine a déposé les armes. Dieu seul peut. Queste lunghe conversazioni fatte con lei nella sua cameretta mi hanno persuaso che effettivamente questa ragazza dimostrava una maturità superiore alla sua età, di gran lunga superiore. Una maturità che coglieva l'essenziale del cristianesimo, puntando tutto sulla certezza dell'amore di Dio, a cui ricambiare col sempre sì, come aveva detto lei. Questa esperienza con lei era molto coinvolgente e quindi noi cercavamo di essere presenti il più possibile perché lo stare con lei era la cosa più naturale. Poi quando andavi via ti rendevi conto perché avevi l'anima che era salita. Un événement me rend heureuse, une lettre de Chiara Lubich. Je lui avais demandé de choisir pour moi un nouveau nom qui m'aide à mieux vivre l'Évangile. Luce, lumière, me répond-elle. C'est la lumière de Dieu qui triomphe dans le monde, m'explique-t-elle. Me voici donc, Chiara Luce Badano. J'ai l'impression de recevoir un nouveau baptême. Intanto iniziava, come dire, a capire che forse questa partenza era abbastanza imminente e quindi si preparava, come dire, per questo momento. Lei desiderava anche condividere con me
quello che il suo incontro con Gesù, no? E quindi mi ricordo che mi aveva detto: ma sai, io vorrei che il mio funerale fosse una festa, no? E quindi lì si preparavano i canti, con la chicca hanno registrato tutto quello che cantavano, ma con una gioia. Mi racconta anche che le sarebbe piaciuto essere sepolta con un abito bianco, no? Diceva, come una sposa, no? Che va da Gesù, diceva, sarebbe carino anche una cinturina rosa, no? Diceva, senti mamma, quando tu mi vestirai dovrai sempre ripetere ora Chiara vede Gesù. E così, ma con una gioia, per tre volte. Les jeunes, c'est l'avenir. Moi, je ne peux plus courir. Je voudrais passer le flambeau aux Jeux Olympiques. Les jeunes n'ont qu'une vie. E ça vaut la peine de bien l'employer. Che a un certo momento mi fa segno così col dito di avvicinarmi. Io mi sono avvicinata e lei con una mano mi ha scompigliato tutti i capelli. E poi mi ha detto, mamma, ciao, sii felice perché io lo sono. E quindi questo è stato il suo ultimo saluto. Ecco, ma non il suo ultimo atto d'amore, perché poi ha voluto donare le corna. Fossimo sempre in questa disposizione d'animo, pronti a tutto, quanti segni Dio ci manderebbe. Ho compreso anche quante volte Dio ci passa accanto e noi non ci rendiamo conto. Adesso vi saluto, anche se avrei tantissime altre cose da dirvi. Ma ecco, alla prossima puntata. Ciao a tutti. Chiara Luce non la conoscevo come personaggio, se non così per sentito dire. Ad un certo punto, dato che sono un negozio di fotografia, abbiamo fatto delle scannerizzazioni di alcune fotografie anche vecchie e le hanno messe in una raccolta e poi le hanno usate anche per il libro. Ecco, queste sono le due fotografie che mi vengono richieste da persone anche che passano o che vengono in negozio e vedono questa immagine, questa figura particolare, perché poi ha degli occhi che ti penetrano, ti dicono qualcosa. Già prima della morte di Chiara era scoppiata una fama di santità. Subito dopo quest'eco si diffonde e allora iniziano ad arrivare tantissime lettere. Bigliettini lasciati al cimitero, fotografia per richiedere grazie, da tutte le parti del mondo. Cosa chiedono? Chiedono guarigioni fisiche, chiedono forza morale, ma quello che commuove sono i bimbi. Sono nati due gemellini a Udine e sono nati il 7 ottobre dopo aver pregato Chiara. Un ragazzo ci scrive da Marsala. Si è appena laureato, era andato in crisi, in depressione. A caso apre internet, dice clicco luce, ma mi viene fuori lei, vedo i suoi occhi. Da quel momento mi ha stravolto la vita, me l'ha completamente cambiata. Thank you.
Penso che alla fine di tutto non sia tanto importante capire perché è avvenuto qualcosa, ma che opportunità ti può dare una cosa del genere. Come puoi andare ad affrontare dopo determinati problemi o come puoi continuare a vivere determinate situazioni dopo una cosa simile. Era il giugno del 2001 e una sera mi telefona Riccardo, mio cognato, e le sue parole mi lasciano veramente esterrefatto, perché avevo visto Andrea qualche giorno prima, ero stato in vacanza da loro e stava benissimo. Mi dice: guarda, se vuoi vedere ancora vivo tuo nipote, vieni subito, perché gli hanno dato 48 ore di vita. Noi abbiamo chiamato Carlo in quel giorno soprattutto per avere un chiarimento su quello che i medici ci stavano spiegando in maniera tecnica. Arrivo a Trieste il mattino, mi portano subito a vedere i medici dell'ospedale, io sono medico e veramente la situazione sembra senza speranza. Addirittura i medici dicono che un caso simile l'avevano visto solo 30 anni fa e la persona non era neanche arrivata viva all'ospedale, quindi veramente gravissimo. C'è una sepsi meningococcica, ci sono delle insufficienze d'organo, di diversi organi respiratori e altri, il sangue non coagula più. Sì, in realtà Ricky ha chiamato Carlo per avere un conforto così dal punto di vista medico, eccetera. Io avevo avvertito nei medici invece già poca fiducia nella possibilità di guarigione e quindi Carlo l'ho chiamato perché pregasse. Effettivamente potrei chiedere un miracolo, perché io ho conosciuto Chiara Luce e sono sicura che è una persona che è vicina a Dio, che può fare questa grazia. E chiamo Ibadano per chiedere di andare al cimiterino a pregare. In quei giorni c'è questo drammatico trasferimento da un ospedale, quello infantile del Burlo, all'ospedale maggiore. Nella speranza appunto di avere delle apparecchiature più sofisticate per vedere di salvare sto ragazzo, però più di uno aveva detto: lasciatelo morire qua, perché intanto trasferirlo non servirà a niente. Io dentro di me ero bello tranquillo, che ormai la grazia l'avevamo avuta, no? Allora ho quasi sfidato dicendo: ma siccome domani è il mio compleanno, vorrei che già domani avessi una piccola riprova del miglioramento di Andrea. Infatti incominciano ad aumentare le piastrine, loro si sono accorti che la situazione poteva evolvere positivamente, l'infermiera è uscita piangendo dalla rianimazione. Nel giro di 2 settimane il ragazzo si è ripreso, l'hanno dichiarato fuori pericolo, è rientrato a casa e addirittura è stato dichiarato abile alla visita di sport agonistico alla ripresa della scuola. Nel momento della guarigione anche la quotidianità sembra molto più bella e sicuramente in qualche modo ti cambia. Chiara Luce mi ha lasciato un senso di pace interno, soprattutto perché si vede che la pace interiore che lei aveva è riuscita anche a donarla agli altri. Ho voluto proprio che il mio rapporto con Chiara non fosse solo un ricordo chiuso in un cassetto, perché non ci sta, perché è vita, che continua. Il suo carattere comunque, la sua testardaggine, il fatto che non si arrendeva mai mi ha colpito. Era una bambina normale come tutte le altre, però
aveva una cosa diversa, che sapeva sempre amare quello che gli stava vicino, pure il nemico. E mi piace lei e voglio essere pure io così. È stata un'autentica testimone dell'amore di Dio. Chiara Luce proprio mi ha lasciato speranza, forza, coraggio. Mi fa credere che si può andare avanti, che si può vivere in modo diverso. Capendo che se lei ha vissuto così bene, anche io posso provare a vivere così. E il rapporto con Dio così vicino anche. E come il suo segreto fosse nella semplicità di vivere ogni momento per chi era intorno a lei, no? Nonostante il corpo stesse male e non si può muovere, il cuore è sempre capace di amare. Sicuramente è una fortissima testimonianza del fatto che la santità è possibile anche ai giorni nostri e tra i giovani della nostra generazione.